SOS Ponte Vecchio di Bassano al alvia lavori di somma urgenza per stabilizzare la struttura che in soli cinque mesi ha avuto un cedimento di 15 centimetri. E l'amministrazione è pronta a intervenire assolutamente entro la fine di ottobre per evitare che nella canonica stagione delle piogge e delle piene dei fiumi il ponte rischi il tracollo. È importante intervenire subito entro il mese di settembre, massimo i primi di ottobre, perché vogliamo mettere in atto tutte le misure necessarie, anche molto prudenziali, ma il monumento le richiede, prima del periodo autunnale, dove presumibilmente con eh, delle piogge che potrebbero essere anche intense, la spinta orizzontale del fiume potrebbe diventare anche molto importante. Ci saranno incontri ad hoc con attività produttive economiche e cittadini per illustrare il programma lavori, da effettuare prima possibile due interventi principali. Saranno la rimozione del peso che c'è sopra il ponte, quindi della massicciata che è circa il 50% del totale del peso del ponte, questo per cercare di rallentare, per non dire fermare i cedimenti avvenuti in un periodo in cui il brente non era neanche particolarmente carico. Giusto per capire, verrà tolto di conseguenza il pavimento? Verrà tolto il pavimento e sostituito con un pavimento provvisorio che consentirà comunque il passaggio, però questo serve per tirar via un peso importante che oggi grava sulla struttura che nella parte del fondamento è deteriorata. E poi per evitare problemi in caso in cui ci fossero le piene autunnali, una Successiva di ancoraggio con dei cavi di acciaio del ponte, come si è sempre fatto poi negli anni in cui si sono fatti i lavori. C'è molta preoccupazione per lo stato del Ponte Vecchio, non si può più aspettare, non si possono più rimandare gli interventi. E al proposito il vice sindaco Campagnolo non risparmia qualche critica alle precedenti amministrazioni. I bassanesi. Quello che secondo me è fortemente. Da, da criticare se vogliamo è che i cedimenti dai dati che abbiamo sono iniziati nel 2003 quindi dal 2003 al 2015, diciamo 2014 di fatto tutto è rimasto un po' così com'era insomma